Sulla viabilità in provincia di Salerno, Vincenzo De Luca è certo. Investire quanto più possibile, dice. Si deve lavorare anche a quelle esistenti. Si deve lavorare anche alle strade esistenti, perché i disagi degli ultimi giorni parlano molto chiaro. Noi abbiamo destinato negli anni scorsi quasi 500 milioni di euro di risorse trasferite alle province e ai comuni che non avevano risorse. Oggi abbiamo una situazione sconcertante, perché le risorse destinate alle strade, strade da realizzare, strade da manutenere, sono le risorse dell'FSC, Fondo Sviluppo e Coesione, che il governo nazionale tiene bloccate da 10 mesi. Governo di prima e il governo di oggi. Questa è una cosa di totale irresponsabilità, perché le risorse del PNR non prevedono interventi sulle strade. Quando è stato approvato il PNR si è detto che la viabilità viene finanziata con i fondi sviluppo e coesione, dopodiché li hanno bloccati. Quindi questa è una posizione veramente irresponsabile. Stiamo combattendo, avremo credo domani un incontro con il ministro Fitto per tentare di svegliarlo. Ovviamente, gli stiamo spiegando da mesi che queste risorse sono essenziali per interventi sulla viabilità in tutti i territori della nostra regione. Nel Cilento noi stiamo intervenendo sulle grandi infrastrutture. Fondo Valle, Calore, stiamo completando un po' l'intervento. Siamo nel pieno della progettazione per la bretella di collegamento fra fascia costiera e l'autostrada all'altezza di Contursi. E ovviamente interveniamo dove la viabilità è interrotta per interventi, eventi franosi. Abbiamo avuto problemi seri o di allagamento di frane, in modo particolare nel territorio di Camerota, e siamo impegnati ovviamente a dare risorse per fare questi interventi. Ma per il resto, ripeto, per la viabilità ordinaria abbiamo bisogno di fondi nazionali che devono essere sbloccati.